Nella giornata di ieri Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Diano e sindaco di Monte San Giacomo, ha deciso di autosospendersi dal Partito Democratico dopo l'approvazione del decreto Sblocca Italia, conosciuto anche come Sblocca Trivelle. Un segnale forte quello di Accetta, che evidenzia: il mio vero partito è il territorio, e che chiede agli altri primi cittadini ed amministratori di condividere con atti altrettanto forti la protesta, in particolare contro l'articolo 38 del decreto Sblocca Italia voluto dal governo Renzi. I primi cittadini del Vallo di Diano si dicono solidali con la scelta di Accetta, dal sindaco di Padule e neoconsigliere provinciale Paolo Imparato, al sindaco di Casalbuono Attilio Romano, fino al vice sindaco di Atena Lucana Sergio Annunziata. Il coordinatore del PD del Vallo di Diano Domenico Cartolano più cautamente definisce comprensibile l'indignazione di Accetta, non ascoltato dal partito su alcuni punti dello Sblocca Italia, come ad esempio proprio l'articolo 38, ed auspica allo stesso tempo un ripensamento da parte del presidente dell'ente montano valdianese. Intanto Cartolano annuncia un incontro per il prossimo martedì tra tutti i primi cittadini del Vallo di Diano del Partito Democratico, nel corso del quale verranno programmate tutte le azioni da intraprendere per contrastare quanto previsto in materia di trivellazioni dallo Sblocca Italia. Ed inoltre, nello stesso tempo, chiederà un incontro urgente con i parlamentari salernitani, alcuni dei quali hanno votato favorevolmente al decreto in questione. Il consigliere regionale del PD Donato Pica esprime la sua vicinanza ad Accetta ed annuncia di aver presentato un'interrogazione al governatore campano Caldoro per portare l'argomento all'attenzione della conferenza Stato-Regioni. Per quanto riguarda la vicenda Pergola 1, si attendono degli sviluppi in merito alla paventata mancata concessione delle autorizzazioni necessarie. Infine, tutti i primi cittadini lamentano la mancanza di ascolto da parte della segreteria nazionale del PD. I territori sono abbandonati, denunciano, ad amministrare con numerose difficoltà e senza nessun appoggio politico istituzionale.